Eccoci qui Orazio Luscica, segretario nazionale SNADIR. C'è un'importante sentenza della Cassazione riguardo i precari. Lo SNADIR difende in particolare i precari di religione, ma riguarda, possiamo dire, tutti i precari. La sentenza è applicativa di un parere della Corte di Giustizia europea del 2022, riguarda appunto l'eccesso in Italia di reiterazione dei contratti a termine. Luscica, in 2 minuti ci dice in cosa consiste questa sentenza e quali sono gli sviluppi per i precari in Italia. Sì, la sentenza di Cassazione di qualche settimana fa ribadisce e riprende quanto già affermato dalla Corte di Giustizia europea, che anche gli insegnanti religione, per gli insegnanti religione non si può ricorrere in modo abusivo ai contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi. Oltre 36 mesi. Si va incontro all'abuso di questo rinnovo di contratti, per cui bisogna intervenire con delle procedure che chiaramente anche Cassazione suggerisce delle procedure, li elenca le varie modalità che il legislatore deve chiaramente definire, modalità per risolvere e superare l'abuso di questi contratti a Quindi, tempo determinato. allora, proprio in queste ore il Senato sta approvando il decreto legge 36, nel quale sono riusciti i partiti, ma dico siete perché anche voi siete parte in causa, sicuramente avete fatto le vostre pressioni. Su cosa? Su qual è la novità riguardo la stabilizzazione del personale di religione in particolare? L'emendamento che è stato approvato già lunedì scorso in prima e settima commissione al Senato riguarda in particolare il comma 8 dell'articolo 47. Questo comma riprende il problema del precariato degli insegnanti di religione con oltre 36 mesi di servizio e risolve il precariato, risolve il ricorso abusivo a questi contratti, introducendo una normativa che è stata già utilizzata per i docenti delle altre discipline, cioè offre agli insegnanti di religione con oltre 36 mesi di servizio una procedura straordinaria per questi Nei insegnanti di dettagli, religione. quali sono i mesi, gli anni di servizio che bisogna avere svolto e c'è un arco temporale? L'arco temporale è la norma lo stabilisce oltre avere almeno 36 mesi di servizio. Questo è il punto fermo, chiaramente sarà oggetto poi del bando stabilire anche il requisito temporale che possono essere gli ultimi 5 anni, gli ultimi 8 anni, ma un altro elemento importantissimo in questo comma riguarda la questione che le graduatorie a seguito di questa procedura straordinaria diventano graduatorie ad esaurimento. Quindi è importante per tutti i docenti entrare in queste graduatorie e quindi tutti i docenti avranno l'opportunità, una volta inseriti in queste graduatorie, che saranno immessi in ruolo, prima o poi saranno immessi in ruolo. Si Quindi tratterà una certezza dell'immissione a ruolo. di svolgere comunque anche delle prove, delle verifiche? Sì, il comma stabilisce e cita soltanto una prova orale didattico-metodologica. In fondo si chiede a questi insegnanti, che sono certamente preparati, di discutere, di affrontare, di giustificare una lezione, di come si svolge una lezione, così come è stato fatto per i docenti delle altre A discipline. questo punto, Ruscica, molti dei vostri assistiti hanno anche presentato dei ricorsi per la stabilizzazione. Il ricorso viaggia parallelamente oppure può diventare inutile? No, no, il ricorso viaggia parallelamente perché chiaramente questo riguarda il futuro, l'immediato, per il passato occorre chiaramente assegnare ai docenti anche il risarcimento del Anche per danno e la un Cassazione lo indennizzo. stabilisce. Un'ultima battuta,
C'è stata anche una sentenza sulla carta del docente. Anche i precari, a partire da quelli di religione, hanno diritto alla carta del docente da 500 euro annui, che tra l'altro sempre attraverso il decreto 36 viene mantenuta almeno fino al 2024. Cosa deve fare un docente che ha svolto 5 anni per recuperare quello che non ha avuto dalla buona scuola? Ma deve certamente provvedere con un ricorso, perché in questo momento il Ministero non agirà immediatamente per estendere questo beneficio a tutti i precari. Ricordo che la vittoria dello SNADI e dei precari che insegnano religione riguardo alla carta docente non è solo per gli insegnanti di religione, ma si estende ovviamente a tutti i precari della scuola. E quindi i docenti interessati, i precari interessati, devono, per poter recuperare gli anni precedenti, i 5 anni precedenti, fare un ricorso in modo da avere immediatamente, almeno i tempi tecnici del ricorso, la possibilità di ottenere questo bonus docente. Aggiungo che già i nostri ricorrenti abbiamo avuto tramite l'ufficio legale la notizia da parte del Ministero di avviare la procedura per attribuire a tutti i ricorrenti i 500 euro a partire dagli anni precedenti. Quindi il recupero di circa 3.500 euro da poter poi utilizzare per la carta docente, per i docenti chiaramente ricorrenti. Sì, torniamo al concorso, una battuta, ma e quali sono i tempi di realizzazione, di uscita del bando? C'è un impegno, secondo lei, da questo punto di vista, da parte del governo, oppure rimane tutto vago? No, chiaramente i tempi, nel momento in cui verrà approvato il maxi emendamento che recepisce gli emendamenti già presentati in prima e settima commissione, diciamo che ci vorrà soltanto un tempo tecnico per elaborare i due bandi, perché ricordiamo che con questo emendamento ci sarà la possibilità di avere due percorsi per l'immissione al ruolo dei docenti di religione, un 50% che verrà assegnato a concorso ordinario e un altro 50% che verrà assegnato alla procedura straordinaria. Ecco, i docenti devono soltanto aspettare i tempi tecnici. Noi immaginiamo che per settembre-ottobre dovrebbero essere pubblicati i due bandi. Vediamo il Ministero che cosa ci presenterà nelle prossime settimane e da lì si potrà intuire e avere contezza di quali tempi necessari saranno utili per la pubblicazione del bando. Bene, grazie Orazio Ruscica, leader SNADIR. Grazie a voi.